Kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo speed build. Sono tornata a San Misciuno, siamo nel quartiere delle arti, questo è l'appartamento Studi Medina 910, è veramente piccolo e io qui non ho mai costruito nulla e voglio presentarvi ufficialmente quindi l'appartamento dell'ultimo personaggio di questa futura e sempre più prossima serie. Quindi ricapitolando, i protagonisti sono quattro: Rachel, Mike, Abby, e loro ve li ho presentati non solo in cast per un motivo o per un altro, perché Rachel e Mike sono nati con i sondaggi fatti su Instagram. Abby è nata con la scusa degli outfit autunnali e quindi l'ho messa dentro questa serie. E adesso l'ultimo che chiude il cerchio. E in questo modo ho quattro personaggi diversi, ben caratterizzati, che si dividono in due femmine e due maschi. Comunque lui si chiama Scott Adams e in effetti rispetto agli altri non lo conoscete bene, perché non ho fatto un crea un sim con lui, l'ho semplicemente creato di getto, ragazzi, non era nemmeno un programma, però poi mi sono trovata nel cast, l'ho creato, ho già pensato al suo ruolo nella serie e quindi poi ve lo presenterò nell'episodio 0 insieme agli altri, perché ovviamente farò poi la presentazione della serie e vi farò vedere tutti i loro outfit e insomma con quella scusa vi parlo di loro, e anche perché poi va a finire che non tutti avranno visto gli speed build, perché dalla copertina non si capisce che in realtà ho parlato di questi personaggi, sembra che io ho fatto lo speed build di questi appartamenti punto e basta, e invece no. Qui è tutto bello calcolato, studiato, ci sto veramente dedicando tanto tempo, sono concentratissima, gasatissima, perché in pratica, ragazzi, voglio essere anche super onesta con voi, visto che le domande continuano, ovvero siamo a ottobre ed è vero, novembre si avvicina, eravamo rimasti che avrei iniziato, cioè avrei riportato il gameplay principale, però ragazzi io non riesco perché, come vi ho detto nell'ultimo video, nello speedcast, quando vi ho presentato i nuovi adolescenti, che ormai loro me li vedevo proiettati all'università. È vero, io potrei anche far finta di, però sempre far finta di a un certo punto stanca anche, perché un conto tipo al single father, chi la sta seguendo, io sto facendo finta che Brianna si sofferma a scuola, quindi io non vi mostro l'intera scuola, ma vi mostro la parte della biblioteca e del laboratorio in cui lei fa le composizioni di fiori, quindi ecco, faccio finta che lei il pomeriggio fa laboratorio scolastico oppure si sofferma in biblioteca a studiare eccetera eccetera, e quello è un conto, ma basare un'intera serie al far finta che questi vivono all'università non mi piace tanto, io più ci penso più non mi piace e sinceramente non voglio nemmeno forzarmi a fare una cosa che non mi sento, perché poi verrebbe male e non ho la voglia di giocare. Io ho sempre detto che il canale per me deve essere una fonte assolutamente di divertimento, di relax e di svago, se devi diventare un obbligo poi non mi piace più. Quindi ragazzi, niente, io aspetto, cioè quando arriverà l'università vera può darsi pure che riprenderemo con il gameplay, che poi vi dico anche qui, vi anticipo che può darsi pure ricambio di nuova idea, non ve lo so dire, io intanto sono proiettata nel giocare con queste serie perché mi sta piacendo tantissimo come sviluppo le trame e come curo i dettagli, veramente mi sto divertendo tantissimo. Poi sono felice che comunque vi stiano piacendo, ci sono tanti anche in ansia che non vedono l'ora che inizi questa nuova serie, quindi mi gasate ancora di più. E poi tutto questo ragionamento per le prossime uscite, ragazzi, in pratica sta uscendo la nuova carriera gratuita
Styler influencer e vi ho già detto che Rachel è perfetta per questo. E infatti penso proprio che non appena uscirà la carriera gratuita già posso iniziare con questa serie. Farò prima la recensione di quell'aggiornamento e poi potrei fare l'episodio 0 e presentarvi tutti i personaggi. E poi è stata annunciata la prossima espansione che si chiama Get Famous al momento, in italiano ancora non so il nome. Vabbè, comunque una espansione sulle celebrità, quindi sulla vita VIP, paparazzi, registi, attori, penso anche band rock, ci sarà un nuovo scenario che penso sarà un'altra metropoli, e, cioè veramente è come se gli sviluppatori stanno dicendo: Elena, non ti preoccupare, non pensare adesso all'università, non è il momento. Ti stiamo dando idee e materiale per la tua nuova serie, visto che ci stai già lavorando. E quindi, ragazzi, io raccolgo tutto e mi lascio trasportare dalla corrente. Infatti, non voglio più star lì a pensare a che mese stiamo, a cosa devo far uscire, perché mi viene l'ansia. E non voglio che il canale mi diventi così. No, questa è la mia osi felice, ragazzi. Quindi, capitemi. E al momento è inutile chiedermi quando arriverà questo gameplay perché non ve lo so più dire, ve lo giuro, non ve lo so più dire. Allora, questa volta per l'appartamento mi sono ispirata a uno stile di Brooklyn, ovvero non disagiato, però sì, ecco, non è quell'appartamento super ricco e curato come quello di Mike o di Abby e di Rachel, ma anzi, qui i muri sono anche un po' rovinati. C'è veramente l'essenziale, il minimalismo, perché poi Scott è così, non vedo l'ora di presentarvelo. Lui è un tipo molto alla mano, è un amicone, allegro. Questi due tratti sicuri me li ricordo, il terzo no. Al momento lui non ha una carriera, ma lavora in un bar nel quartiere delle Spezie, che sarebbe il gorgheggio costiero che ho rinnovato da poco, perché adora stare anche in mezzo alla gente e quello è un modo per lui per incontrare nuovi amici. Poi capirete meglio come tutti e quattro i personaggi in un modo o nell'altro sono ben collegati. A fine video vi metto anche un primo piano di Scott per farvelo vedere meglio. E niente, io spero tantissimo che anche questo appartamento vi sia piaciuto. Ci rivediamo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao! You should wear a name tag. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you, who saw me first? I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag.